Wahey Cooch, ben ritrovati dal vostro Android 91 su LBX, Little Butler's Experience. Vediamo un po' dunque cos'è successo dopo che abbiamo sconfitto Hades, il dominatore degli inferi, in una battaglia del BX. Insomma, era piuttosto forte, ma ce la siamo cavata abbastanza egregiamente, devo dire. E anche Kazuya ha ricevuto un nuovo LBX Ferrier, proprio il lupo delle nevi mitologico. Siamo ancora dal maestro Taku e abbiamo superato la porta di Giano. Però i dati del Metanoia GX sono dispersi nella rete dell'infinito e quindi ci attacchiamo. Ha detto che ti attacchi? Cosa? Mi attacco? Vediamo un po' cosa ci dice il maestro Taku. Non credevo che si sarebbero spinti a tanto. E io non ho le risorse per poter rimettere insieme i pezzi. Davvero? Deve pure esserci qualcosa che possiamo fare. Al mondo non ci sono molti in grado di compiere questa operazione. Conosci un modo per recuperare il codice? Esattamente, tra una settimana avrà luogo il torneo elettronica. E voi dovete partecipare, proprio così. Non dovete. Volevo dire, dovete. Ah, l'importante è che vinciate il torneo. Sei scemo. Il torneo elettronica? Un nuovo torneo, mi piace. Torneo oltretomba, Artemis... Episodio 9. Si chiama Electronica Kingdom, bello il nome. In italiano ovviamente perde, perché il regno di Electronica era più bello come nome. Oddio, c'è quello effeminato. Ciao ragazzi, lasciate che vi spieghi. Ci vorrebbe molto tempo e lavoro per reperire dati sparsi nella rete dell'infinito. Sarebbe un'ardua missione persino per il maestro Taku. C'è solo un modo possibile. Dobbiamo radunare tutti i migliori hacker di elettronica e formare una squadra. Davvero un eccellente riassunto. Io non sono bravo con le spiegazioni, così lascio fare a Sid. Ciao già. Che sia un riferimento... No, non potrebbe essere un riferimento a Sid dei Sex Pistols, anche perché non avrebbe senso. Non è un nome molto sentito. Utile, ma... Non potrebbe inviare un messaggio dicendo il maestro Otaku ha bisogno di voi? Già già? Perché già già? No, no, gli hacker ascoltano solo il re di elettronica, il miglior giocatore di LBX da queste parti, proprio così. E così il torneo elettronica... Hai indovinato, eleggerai il nuovo re di elettronica. E non è lei il re? Ai, Amy, i tuoi parolicchi sono morbidissimi, ma le tue parole sono così dure. Oh, la crudele verità. Il re in carica si fa chiamare re onnipotente, ecco come si fa chiamare. E questo re onnipotente è persino più forte di lei? Assolutamente no! Io sono più forte di quel bamboccio! Ma allora perché lei non è... Non potevo sopportare i modi di quel ragazzino viziato così, io... Solo a pensarci sono furioso! Ma devo restare calmo. Sì, a ogni modo, se riuscirà a diventare re al posto suo, gli hacker di elettronica ti aiuteranno. Forse, quasi di certo. Il torneo elettronico è una vera prova di abilità. Dai un'occhiata al tuo pilota LBX. La classifica delle battaglie a ranghi pro. Che cos'è? Lasciate che vi spieghi io. La classifica delle battaglie a ranghi pro regola le ammissioni al torneo elettronica. Per poter partecipare al torneo è necessario classificarsi tra i primi 100 giocatori. Sono lieto di annunciare e chiesto del maestro Taku di dare questo sistema classifica per il pilota LBX. Sta-to-to. Maestro Taku. Vabbè, è morto. Sid, mio grande Hologeek Sid, che cosa ti prende? Non dirmi che mi stai lasciando. Che cosa ne sarà di noi? Sono l'errore. Non perdere nulla, ma Atsunemiku funziona meglio, eh? E siamo nel 2019 ora. Però Atsunemiku è di qualche anno fa e funziona meglio. Non si è mai scassata. Perlomeno non durante un concerto, poi. Non può essere, no, Sid. Ora sono tutto solo, che tristezza. Ma i tuoi discepoli non ti fanno mai visita? Comunque, stando alla classifica, Hans è al 231esimo posto, Duck al 212esimo, Justin al 143esimo, Kazuya è 260esimo e io sono 243esima. E io sono al 150esimo posto, davvero? Sì, proprio così. Se volete competere dovete essere nella top 100, sì. Avete una settimana di tempo.
La regola è: batti i giocatori meglio piazzati e salirai in classifica. Perdi contro quelli più bassi e retrocederai. Beh, ovvio. Allora che aspettate? Forza! Sfidate i giocatori meglio classificati e vincete! Dovete fare proprio così. Dobbiamo arrivare tra i primi 100 giocatori e in fretta. Non ti preoccupare. Toccherà cambiare... Ah, il gruppo si è sciolto? Ah, ok, meglio così. Meglio così, almeno abbiamo più tempo per fare gli affari nostri. Bene, devo arrivare tra i primi 100. Come posso fare? La prima cosa credo che proverò ad andare sul lungo fiume. Nuova missione, ok. Dunque, abbiamo dei giocatori di LBX qui. Signore, lei cosa fa? Wow, non riesci quasi a contenerti. Bene, i ragazzi che non si emozionano non mi convincono. Cosa fa emozionare gli adulti? Ma i soldi! Sono i soldi a far girare il mondo. Io pensavo che il mondo girasse per conto suo, sai com'è. Poi tu, Geralt. Questo è quel Geralt? Quell'M ci sa proprio fare con gli LBX. A me non interessano molto. Mi importa di più della mia band. Come? Una battaglia? D'accordo, ma una condizione. Mi chiamo Geralt. Sono 148esimo in classifica. Se vinco, devi distribuire i volantini del mio prossimo spettacolo. Mi sembrava più veramente un meccanico. Ah, forse si chiamano... i meccanici? Non lo so. Tipo i Germania. Lui si chiama i meccanici, la sua band, no? C'è una band che effettivamente che si dovrebbe chiamare i Germania, ma... non proprio, però. È una storia un po' lunga. Che non coinvolge me, per fortuna. Perché sennò mi vergognerei. Dai, Geralt! È quasi fatto. Andato. Woohoo! Ho vinto facile facile. Nonostante lui sia al 36, Io sono solo al 38. Penso che a fine gioco dovrò stare al 50 almeno. Almeno. Vedremo, vedremo se ci arriviamo. Se non ci arrivo, mi alleno di prepotenza e ci arrivo. D'accordo, non ho bisogno del tuo aiuto. E non sei invitato al mio spettacolo. Dove vai a piangere, dalla mammina? E penso che ci sia una battaglia intanto al luogo. Sì, 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 è così. Dunque, andiamo allora... scegli una destinazione... Negozi, sì. Più o meno penso una battaglia per il luogo. 2-3 massimo. Non lo so, comunque siamo, vedremo. Ah, quella donna d'affari? Darmi. Cosa? Vuoi davvero combattere? Wow. Sai, ora sono 142esimo posto nella classifica delle battaglie a ranghi pro. Ho già battuto chiunque qui intorno e non ho più sfidanti. Hanno tutti paura della mia forza. Perciò è una gran cosa che tu sia qui. Io voglio arrivare in cima e non intendo perdere. Combattiamo! Va bene, combattiamo, signorina. Sfida Darami. Io dico signorina, poi si è sposata, peggio per lei. Regina Rossa, ok. Ma non hanno neanche fatto l'avatar, poverina. Oh, ma siamo rossi ora? Il tramonto. Ah sì, tensione assente perché ho corso come un dannato fino ad arrivare qui. Voi! Alle spalle! Alle spalle! Wow! Sono stato velocissimo. Oh, combatti proprio bene. Mi viene quasi da piangere. Sono a 142esimo. E se è vero ciò che ha detto lei, qui non c'è più nessuno da sfidare, quindi... Siccome non mi ha fatto salire di classifica, dato che era più bassa di me lei, e lui anche, andiamo un po' alla mappa della città. Grace Hills! Oh, quindi mi dice dopo dove andare. Perché qui non c'è più nessuno di forte da combattere. Ottimo. Così funziona, bene. Farouk! Ehi, ti ho visto in TV. Sei Maya Mar, giusto? Hai visto che sono al 140esimo posto, così mi hai cercato? Pensi di potermi sfidare solo perché hai vinto l'Artemis? I veri combattenti si incontrano in elettronica. Ti darò un assaggio di quello che possiamo fare. Ok, ma se ti batto poi tu non andare a piangere da tua mamma, ok? Bello, un camaleontis. Ok, campo da battaglia classico. Boom, boom, boom! Boom, boom, boom. Sì, ho preso malissimo il tempo, quindi non potevo neanche attaccare tanto bene.
È molto facile stata anche questa. Oh ragazzi, oggi è proprio il pieno di battaglie. Wow, sei davvero forte. Mi hai battuto, perciò ora puoi salire al rango successivo. Cosa? Non sei nulla dei ranghi? La classifica delle battaglie a ranghi pro è divisa in gruppi da 10. Puoi combattere solo con i giocatori del tuo stesso gruppo. Se riesci a battere il primo classificato del gruppo, avrai accesso a quale gruppo successivo. Perciò, ora che hai battuto me, che sono al 140 posto, puoi sfidare i giocatori tra il 139 e il 130. Hai capito? Sì. Non mi trattare male, però. Bene, ora dove dobbiamo andare? La mappa mi dirà dove. Un po' dappertutto. No, a elettronica subito. Torniamo a Pacifica. Anzi, parata percorso, da un po' che non ci andiamo. E lui è primo da sfidare? Ok, anche l'unico mi sembra. Ah, colpì una scendere di classifica. Ora sono al 138 posto. Ma poco tempo fa ero molto più in alto. Ma vuoi combattere? Non credo di poter vincere. Ultimamente non faccio altro che perdere. Ma combattiamo lo stesso, chi se ne frega. Bene, bene. Ah, la palude. Sembra il Vietnam. Quello che si vede nei documentari o nei film, mo, non so di preciso. Basta che non ci sono le trappole come nel Vietnam, le trappole con le canne di bambù posizionate malamente per terra. Oh, non mi cambia arma! Ah, ma me l'ha cambiata? Ma sei un paraculo! Oh, ma dai, ho perso di nuovo! Spero che questa sfortuna sia solo una cosa passeggera. Lo spero per te. Bene, qui ne abbiamo almeno uno. Sì, credo che sia una d'aria, appunto. Brittany! Brittany, Brittany! Sto accumulando vittorie l'una dopo l'altra. Sono arrivato al 136 posto in pochissimo tempo. Tu sei Vania Mano, non è vero? Ti conosco e cancellerò questo e risetterò il tuo viso, forza! Amazzone, ma hanno pochissimi punti salute. Io ne ho pochi perché devo rivedere ancora un po' di cose. Dato che è appena iniziato il capitolo, ho evitato appunto di perdere tempo. Mo, giochiamo, poi appena dopo un attimo. Scappa lei. Non ci credo. Forse arrivo ad essere un po' troppo presuntuosa. Eh già. Jeff. Io sono al 130 al momento, ma sto scalando la classifica posto dopo posto. Ci stai provando anche tu? Non penserai di potermi battere. Direttamente al 130? Meglio così. Forse il gioco non è proprio programmato per farti salire di 2 in 2. Forse puoi... Forse se andavo prima qua direttamente andavo a 130 subito, non lo so. Non lo scoprirò di certo oggi. Wow, 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 wow. Jeff, sei un po' troppo manesco per i miei gusti, eh? Stai calmino, eh? E ti prendo a... Abbastonate. Se mi si ricarica la tensione, però. Vabbè, però, senti, eh. Oh, hai fatto l'attacco tipo d'arrangi. E dai. Non urlare, frigno di un bambino. Sono sempre pronto per un rematch. Non questa volta, Van. Non questa volta. Questa volta dobbiamo solo vincere e andare avanti. Non è possibile, mi hai battuto. Grande. Puoi sfidare avversari del rango superiore. Mi sa che ce li facciamo tutti quanti oggi, eh. In questo video, al massimo taglio. La barra di manutenzione era quasi a terra, quindi... De Luca, quel ragazzino. Come ho osato? Proprio contro di me. Io sono 120. Un capobanda? Come no? Quando l'acchiappo... Ehi tu, non stai facendo niente, giusto? Devo fare a pezzi qualcosa e tu potresti fare a caso mio. Tu vuoi fare a pezzi me? Io lo distruggo, questo qui andrà in mille pezzi. Neanche il tempo di fare di caricare una barra gli do. A sto maledetto. Forza. Dai, dai. Dai, vieni qui. Eh? Se riuscissi a muovermi.
andato. Proprio una ne ho caricata, accidenti a lui. Ti porgo le mie scuse, mi hai mostrato come si dovrebbe comportare un vero gentiluomo. Grazie. Barbara, papà, 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 papà. Dai su, ramassa ti ritera. Ora, dove andiamo? 112esimo. No, 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 no. Vediamo un po' se ce ne sono altri qui. Qui dietro, sì, eccola. Se vai a mano, ti ho visto in TV. 118esima, no, no, fatti la parte, ragazzina. Vediamo un po', Gulam. 110° posto, perfetto. Subito. Allora sì, si possono trovare gli sfidanti che ti fanno scalare direttamente la classifica. O la graduatoria. Che termine? Ma ha una conoici? Ma fai l'uomo, combatti con un LBX da maschi. Con le corna, con lo spunzicone. Hai rotto le scatole. Vedi come ti muore subito poi la kunoichi? Ma non perché donna, perché sei stupido. Non la personalizzi, la fai tutta quanta snella, precisa, veloce. E poi non ha punti salute, non ha bar, non ha batteria, non ha niente. E perde subito. E dai, personalizzala un po', no? No, ho perso. Ma se la mia sconfitta può servire a qualcuno come te aggiungere in vetta, ne vale la pena. Perfetto, ora dovrei... Non so se devo uscire per forza da qui per andare a cercare qualcuno più alto in classifica. Forse... Già ce n'è uno qui, no, quindi non devo uscire per forza dalla città. Tu che numero sei? Sono nella top 100. Ok. Sono 102esimo. No, no. Cerco il numero 100 proprio, mi dispiace, mi rifiuto. Sapete che c'è? Lo sfido, perché il dialogo dice che non è più in top 100, ma non mi dice il numero. Ok, sfidiamolo. Sfida Jax 100° in classifica? Ma ha detto che non è neanche nella top 100! Vabbè. Va bene. Ho fatto bene a parlarci. Ho fatto bene a parlarci, visto? Bisogna parlare con tutti, purtroppo. In un RPG così funziona. Vabbè, questo è facile da sconfiggere, insomma. Andato? Mamma mia, ragazzi. Certo che sono deboli, però, eh. Però è bello sto campo, almeno è qualcosa di nuovo. Quindi questo era 100°, mannaggia lui che non lo dice. No, ho perso di nuovo, com'è possibile? Sono il combattente più sfortunato di elettronica, altro che... E ora? Grande! Ora possiamo partecipare al torneo elettronica! Sono a pezzi. Dovrei riposarmi un po' in vista del torneo di elettronica di domani. Sarà meglio che vada a casa per un po' di meritato riposo. Bene, Cugello, allora il video termina qui. Dato che abbiamo fatto molte lotte, abbiamo anche scalato tutta quanta la classifica. Bene, e come sempre, Cug, vi ringrazio per aver seguito questo episodio di LBX Little Battlers Experience e spero che vi sia piaciuto almeno un pochino. Come sempre vi ricordo ovviamente che in descrizione trovate il link per Instagram e se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi e noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye!